Churchill con la scarpa? Io non ho fatto in tempo a fare questo campo, ti sto congelando. Mi dà un po' ansia sto filo, ti va? Senti, non lo mettiamo, tanto... Se ne hai bisogno, sì. Lo mettiamo dopo. Cerchiamo di non dimenticarlo. Guarda, attacco, guarda, il tiro qua, ma dopo non lo dimentichiamo dopo. Conoscendoci. Vedi? Tanto sono solo le tue. Possiamo avere. Ah, io non ho messo. Sto mettendo il set. Tra 2 minuti iniziamo. La slide di Barbara. Sembriamo veramente due. È community, non mi Perugia PPT, è quella di stamattina. Non siamo molto in forma. Siamo a Perugia. È una domanda tra bocchetti. Ecco, sono proprio questi hai. Sì, accendono. Sono già accesi. Buon pomeriggio a tutti, siamo qui per parlare di come si progetta una community, quindi come si progettano soprattutto gli ambienti che accolgono le persone che vogliono partecipare e soprattutto come farlo per far succedere le cose che vogliamo senza imporre quello che vogliamo ai partecipanti. Io sono Mafia De Baggis, mi occupo di progettazione e gestione di community da troppo tempo, perché mi piaccia dirlo in pubblico, e ho progettato diverse community per testate giornalistiche, soprattutto per i femminili, quindi non per le testate di informazione come i quotidiani, però diciamo che ho avuto modo di vedere che cosa succede quando la linea editoriale di una testata viene incorporata e viene messa in online sulla testata del sito, quindi ecco cosa succede quando invece questa cosa non viene fatta. E quindi l'idea oggi pomeriggio con Barbara Sgarzi e Filippo Pretolani è di raccontarvi un po' di cose che abbiamo imparato e di soprattutto confrontarci con voi se avete avuto delle esperienze simili o se avete dei dubbi. Il motivo per farlo è che il computer si è bloccato e quindi non va avanti, ma adesso comunque ce la potremo fare. Il motivo per farlo è che, come abbiamo sentito dire in questi giorni in numerose occasioni, il lettore sostanzialmente ha cominciato online a interagire con i giornalisti e con le testate e ha cominciato a fare qualche cosa che la rete ha reso possibile, ma qualcosa che assolutamente faceva già prima. Questo è un po' la linea che porta avanti tutto il lavoro che facciamo io e Barbara e Filippo, cioè un qualche cosa che cerchi di imparare dal fatto che le persone con la rete fanno delle cose che desideravano fare già prima e che continuano a fare semplicemente con uno strumento che gliene dà la possibilità. Quindi la rete sostanzialmente rende possibili e abilita dei comportamenti che sono sempre esistiti. Quindi i lettori hanno sempre commentato i nostri articoli, i lettori hanno sempre criticato le cose che leggevano, le hanno apprezzate, consigliate agli amici,
internet rende tutto questo molto visibile e ovviamente gli dà un aumento di scala notevole. E quindi quello che possiamo dire dal vissuto all'interno delle redazioni di questo fenomeno, che è come se il lettore fosse invece entrato in redazione da una finestra, come se qualcuno avesse lasciato una porta aperta e si fosse intrufolato e all'improvviso avesse cominciato a far sentire la sua voce. Ed è un comportamento, una realtà che molto spesso non viene apprezzata. E io sono particolarmente ossessionata dalle parole, dal modo in cui chiamiamo le cose che succedono, e per esempio mi colpisce sempre molto il fatto che tendiamo a chiamare il lettore che partecipa online utente, che è un'espressione assolutamente brutta, squalificante, che non riconosce il fatto che questa è una persona attiva e non una persona passiva, qual è un utente, e che in un certo senso serve ad allontanarlo. Stessa cosa per etichetta community, che è una parola che usiamo per comodità per definire questa cosa, ma in molti casi quando voi notate che sul sito, soprattutto sul sito di una testata, la parola community, la label community, spesso porta in un'altra sezione del sito che è lì dove mettere i lettori, un po' proprio come se li mettessimo sotto il tappeto. Ecco, il nostro approccio ovviamente è esattamente il contrario, fare come dice per esempio il Business Insider, dice di sé: we are a community site, siamo un sito che coincide con la community perché una testata coincide con i suoi lettori che ne fanno parte esattamente come i giornalisti. È interessante questa citazione che ho trovato in un romanzo che si chiama Il bar delle grandi speranze ed è stato scritto dall'autore della biografia di Agassi, Open, quindi più famoso in Italia forse per questo, ma anche questo romanzo è molto bello. E lui racconta della carriera di questo ragazzo che vuole fare il giornalista ed entra al New York Times e dice: il Times aveva i computer, ma i giornalisti, specie quelli più anziani, si rifiutavano di usarli. Questa cosa mi colpisce perché questa storia avviene negli anni Ottanta, quindi non in un mondo molto lontano, ed era una realtà anche che ci ricorda che la vera rivoluzione digitale all'interno delle redazioni, ancora prima di internet, è stato il cambiamento del mezzo di produzione delle notizie, quindi il passaggio dalla macchina da scrivere al computer, ma soprattutto un passaggio che è avvenuto tanto, tanto tempo fa. Ecco, la seconda caratteristica delle cose che vi raccontiamo oggi è che queste pratiche, queste tecniche, queste metodologie hanno una storia, ed è una storia molto più lunga di quanto sembri quando ne parliamo e quando ne sentiamo parlare. La prima community, che è una community che aveva già assolutamente tutte le caratteristiche delle community che frequentiamo oggi, si chiamava The Well, e nasceva da un editore, per questo è doppiamente interessante, era l'editore del All Art Catalog, che era una specie di Wikipedia cartacea, e era una community che nasceva da dalla controcultura californiana, quindi da un mondo abbastanza particolare, abbastanza caratterizzato. Ma la cosa ancora più interessante è che vedete che questa è l'edizione del 1968 del primo numero di questo periodico, non era né un libro né una testata, e l'editore ha fondato la sua prima community, che è stata la prima vera online community, nel 1985. Nel 1985 The Well nasce in una situazione in cui l'accesso a internet non era ovviamente commerciale facile come oggi, ma aveva assolutamente tutte le caratteristiche che ha adesso. Ed è diventata famosa perché Howard Rheingold nel 1991 ha scritto un libro che si chiama The Virtual Community, e quindi di fatto ha per la prima volta descritto che cosa succede quando delle persone si mettono in relazione, si frequentano, parlano, si conoscono, si innamorano, fanno amicizia, litigano attraverso un computer e non attraverso delle relazioni faccia a faccia. E ha assolutamente tutte le caratteristiche delle community che vediamo oggi. Non è cambiato moltissimo, quindi non è cambiato molto, e questo vuol dire che non abbiamo più scuse per non farlo nel migliore dei modi. Non è un qualcosa che è nuovo, non è un qualcosa che stiamo scoprendo, non è un qualcosa che dobbiamo imparare a fare, è un qualcosa che ha una sua regola ormai abbastanza ben consolidata. Questo non vuol dire che sia facile farlo, vuol dire semplicemente che sappiamo come fare. Questo è vero, penso che Barbara sarà d'accordo, Filippo forse un po' meno, un po' per tutte le pratiche dell'online. Sappiamo quasi sempre cosa fare, cioè non è quella la difficoltà non è individuare il modo per fare le cose, è che molto spesso non lo sappiamo fare oppure non lo vogliamo fare, che è un po' diverso da non so come fare a
gestire i commentatori sul mio sito, non so come fare a far succedere le cose che desidero. Allora, The Well nel 1985, questo è uno screenshot della schermata con le discussioni che avvenivano su The Well, è una schermata che va avanti per 8 volte questo pezzo, e già allora nel 1985 si parlava di qualunque cosa, quindi non era una community tecnologica, questo è un altro grande equivoco, che le persone online soprattutto all'inizio parlassero solo di internet e di online, ma c'erano discussioni sui Beatles, sui libri, sui fumetti, sul design, jazz, midi, movies, biciclette, barche, scacchi, quindi è veramente un micromondo abbastanza interessante che è ancora online. È ancora online, è stato comprato, se siete curiosi, da Salon.com negli anni 90, ovviamente non ha avuto nessuna fortuna commerciale come si aspettavano i suoi fondatori, e anche questa è una caratteristica che è continuata negli anni, quindi la prima community non nasce come qualcosa, un passatempo tra amici, ma nasce come business e non ce la fa, non è cambiato molto neanche da questo punto di vista. E questa è una citazione da Progettare interfacce sociali, che è uno dei libri, se siete interessati ad approfondire l'aspetto proprio della progettazione delle pagine, e descrive molto bene, citando Amy Jo Kim, che è una community builder molto brava, questa realtà, che di nuovo è una realtà che c'era ai primordi del web, come dicono gli autori, ma che continua ad esserci. Quindi ai primordi del web le esperienze di socializzazione erano chiamate community e consistevano in forum, gruppi, mailing list e chat. Amy Jo Kim li definisce luoghi di aggregazione legati a un posto, place centric. Questa è la realtà in cui ho iniziato a lavorare. È la realtà che invece chi ha iniziato a conoscere la rete con Facebook, quindi diciamo i 20-30 anni di oggi, ignorano completamente. È una realtà che per le testate è estremamente importante, perché nel momento in cui noi facciamo una cosa saggia, cioè ci spostiamo dove sono i nostri lettori per confrontarci con loro, cioè su Twitter, su Facebook, su YouTube, su Pinterest, su Instagram e dove vogliamo, dobbiamo comunque tenere sempre ben presente che è importante per noi riportare queste persone in modo gentile, in modo non aggressivo sui nostri siti, perché comunque noi vogliamo che queste persone rimangano all'interno della loro community e desiderino farlo. E in questo momento c'è un ritorno ai posti che Amy Jo Kim definiva place-centric. Perché? Perché comunque il rumore, la dispersione, il flusso continuo mette in difficoltà i lettori come mette in difficoltà noi. Quindi in questo momento una testata che sia in grado di progettare un ambiente di community confortevole, un ambiente di community libero, un ambiente di community dove le persone hanno piacere a portare avanti una conversazione, è un ambiente che ha delle forti possibilità di avere successo, perché vogliamo in un certo senso tornare a casa. Una brevissima carrellata della storia delle community, questa è una delle prime community a interfaccia visuale, e queste community qui non hanno mai funzionato. Come per esempio anche Second Life, uno dei motivi per cui Second Life non ha avuto il successo che ci si aspettava è che noi quando ci confrontiamo con gli altri, quando chiacchieriamo con gli altri soprattutto di argomenti complessi come le notizie, non vogliamo essere distratti da una metafora grafica. Non è un caso che Twitter, Facebook, eccetera, siano molto scarni graficamente, sono tipografici. Ecco. I Word ci ha provato e non ce l'ha fatta. Il primo social network è del 97, quindi di nuovo vedete, The Well era vecchia, ma anche i social network non sono poi così giovani. Il primo vero social network, diciamo, di massa è del 2002, era Friendster. Facebook nasce nel 2003 e, come penso che molti di voi sappiano già, nasce come social network chiuso. Cioè Facebook è la estensione online dello yearbook, cioè dell'annuario di Harvard. Quindi era possibile iscriversi a Facebook solo se eri uno studente di Harvard. E questa è un'altra dei piccoli segreti della progettazione di community. Più gli spazi di community nascono piccoli e chiusi, più è facile che trovino da soli le forze per espandersi. Quindi non c'è niente di più sbagliato che avere un progetto di community rivolto alla massa, perché se le persone avessero voglia di confrontarsi con la massa, non avrebbero bisogno di uno spazio di community a cui rivolgersi. Hanno già i media che fanno esattamente lo stesso lavoro.
Facebook quindi nasce chiuso e nasce elitario, e questo poi come è andata lo sappiamo tutti, e quindi non, però se vi interessa poi nella presentazione che pubblichiamo c'è un link a tutte le home page di Facebook in questi 10 anni, che è abbastanza interessante da vedere. E questa è un'infografica abbastanza divertente, che non so se avevi mai capitato di vedere, ed era un'infografica che nel 2008 rappresentava le piattaforme di community e di social network come un continente, ed è interessante perché, come vedete, MySpace al centro dominava una situazione abbastanza nettamente. E noi sappiamo bene che la mappa non è il territorio, che quindi non ci basta avere una rappresentazione dei continenti per conoscere un posto, ma quello che dobbiamo ricordarci sempre online è che non solo una mappa non è il territorio, ma che la deriva dei continenti è continua. Questa è la stessa mappa fatta nel 2010, quindi è una mappa in cui MySpace è scomparsa praticamente, Facebook ha dominato tutto il contesto, Twitter è ancora piccolino, probabilmente adesso ci sarebbe una parità, e c'è uno spostamento di continuo di spazi in cui le persone abitano, in cui le persone si popolano. In attesa che rifacciano la stessa mappa nel 2013, cosa che potrebbe anche non succedere, a me piace comunque ricordare che se la mappa non è il territorio, è importante anche essere consapevoli del fatto che questo territorio noi lo costruiamo insieme, cioè i territori di community, i territori di interazione tra persone, i territori in cui noi facciamo succedere delle cose online, sono territori che dipendono dal nostro contributo e che non sono dati, sono costruiti insieme. L'immagine, per chi non l'avesse riconosciuta, è il set di Dogville. Dogville era un film di Lars von Trier, che è un regista abbastanza sfidante per chi... E questo film era uno dei suoi più sfidanti, perché il set era disegnato per terra con i gessetti, e quindi tu iniziavi a vederlo, e Von Trier era anche quello della camera a mano, quindi c'era questo continuo tremolio dell'immagine, questi attori che aprivano porte che non c'erano in un set assolutamente non parlante, e la prima reazione dello spettatore era: non ce la faccio, 3 ore così non ce la faccio, vado via, esco, mi vedranno. Quello che invece succedeva, visto che il cinema restava pieno fino alla fine, è che dopo 5 minuti tu eri perfettamente dentro il film. E quello che succede anche agli abitanti degli spazi di community. Se rimani, hai all'inizio una sensazione di non capire niente, di essere tagliato fuori, che parlino tutti una lingua che tu assolutamente non conosci e non capisci, ma nel momento in cui ti fermi e abiti un posto, improvvisamente il posto prende vita e diventa un luogo. Come costruire questo luogo è la cosa che siamo qui per scoprire nei prossimi 10 minuti, ma prima volevo fare una differenza abbastanza importante tra due espressioni che usiamo spesso come sinonimi, che sono social network e community, che non sono affatto la stessa cosa, perché i social network sono piattaforme che permettano la conversazione e la relazione tra persone che si conoscono già. Le community sono piattaforme che permettono la conversazione tra persone che non si conoscono, che non hanno in comune caratteristiche sociodemografiche come l'età, la scolarizzazione, la residenza, ma hanno in comune un interesse molto forte. Quindi le community non è che vengono create online. Quando noi diciamo progettare una community usiamo un termine molto improprio. Le community esistono, noi online le abilitiamo e le attiviamo progettando degli spazi. La mia definizione è gruppi di amici che ancora non si conoscono. I lettori di una testata sono persone che, con differenze tra testata e testata, sono gruppi di amici che ancora non si conoscono, perché la scelta di una testata, l'acquisto di una testata in edicola è un mondo di affinità abbastanza forte. Qual è la percezione dei lettori, dei giornalisti, di questo mondo di lettori che parlano tra di loro? La mia idea che mi sono fatta con tanti anni di formazione è: amici, 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 un cazzo, scusate il francesismo, nel senso che la relazione media tra giornalista e lettore è
non hai capito niente, di che cosa parli, ma chi ti ha dato la patente di giornalista? Se voi leggete, scorrete i commenti agli articoli, non sono esattamente relazioni amichevoli quelle che si creano tra lettore e giornalista, sono magari relazioni amichevoli tra i lettori, ma neanche quello. Perché? Perché molto spesso gli ambienti di community delle testate, soprattutto ahimè delle testate italiane, non sono progettati, cioè il motivo per cui siamo oggi è che noi non progettiamo gli ambienti di community, noi compriamo dei software e li mettiamo online, come se non ci fosse una relazione tra il modo in cui un ambiente è progettato e il modo in cui le persone si comportano, relazione che invece nella vita quotidiana, fisica, conosciamo tutti benissimo. E quindi come progettare questo ambiente collaborativo? L'ispirazione, che è l'ispirazione anche alla base della citazione che vi facevo prima, è un architetto di ambienti fisici che si chiama Christopher Alexander, che parla di pattern di progettazione e parla di pattern di progettazione che per lui contribuiscono a creare quella che chiama la quality without a name, la qualità senza nome, che è quella sensazione di piacere o di dispiacere che tu provi in un posto e che ti fa sentire a tuo agio o a disagio. E Alexander è stato usato come appunto ispiratore anche nella progettazione di software, perché i pattern che lui ha definito sono estremamente utili per identificare delle soluzioni che non solo funzionano, ma possono essere declinate in innumerevoli modi. Per esempio la maniglia è un classico pattern di Alexander, perché la maniglia deve essere esattamente in quel posto lì. Se la maniglia di una porta fosse a destra, la porta non si aprirebbe, ma la maniglia può essere fatta in migliaia di modi diversi, quindi non c'è un blocco della creatività o della diversificazione, ma c'è una soluzione che funziona che può essere cambiata in tanti modi. Al pattern corrisponde un anti-pattern. L'anti-pattern è una soluzione sbagliata a un problema giusto. Per farvi un esempio, la cancellazione selvaggia dei commenti troppo aggressivi è un classico anti-pattern. È chiaro che io non posso tollerare che sul mio sito ci siano commenti violenti, aggressivi, volgari, ma la soluzione non è sicuramente cancellarli, perché in quel modo non farò altro che attrarre sempre più comportamenti violenti. Allora, la quality without name è il nostro obiettivo, è il come creare un posto in cui chi arriva abbia voglia di contribuire e non di entrare in una relazione conflittuale. E il primo pattern per non solo le testate giornalistiche, ma per tutte le community, sono i contenuti. Questa è la cosa che a me affascina di più, e mi affascina molto il fatto che sia un segreto molto ben nascosto. Come sia possibile che soprattutto chi lavora con la parola scritta non abbia ancora scoperto che non solo la parola è una tecnologia che fa succedere delle cose, ma che è la tecnologia che permette di aggregare e stimolare le persone, di aggregare e stimolare community. E soprattutto che la natura, la qualità e lo stile dei commenti e dei contenuti che ci arrivano dipende dalla natura, dalla qualità e dallo stile di quello che noi pubblichiamo. Detto in modo più volgare, ognuno ha i commentatori che si merita. Questa è una cosa che qualunque blogger dopo un po' scopre sulla sua pelle, ma il contenuto è il pattern principe, il re della progettazione di community. Questo anche a volte crea dei risultati che non sono quelli più desiderabili. Per esempio, un giornalismo molto pulito, molto elegante, molto autorevole e molto completo non attrarrà molti commenti, perché è molto difficile commentare a qualcosa che è perfettamente concluso e perfettamente finito, e quindi avremo probabilmente meno risultati. E questo crea un altro antipattern, che è un antipattern di misurazione dei risultati. Misurare la qualità di un articolo dal numero dei commenti è un errore abbastanza grave, abbastanza frequente. Il linguaggio, quindi il linguaggio, la parola, il contenuto, la scelta dei temi, la scelta dei riferimenti sono progetti editoriali e di community, e la forma che prendono questi contenuti contribuisce ancora a determinare la relazione. E quindi i miei 5 criteri base per avere contenuti di qualità. Il primo sono, l'abbiamo già accennato, le chiavi sociali, le social clue, che sono fondamentali
e che sono appunto quei piccoli indicatori che in un ambiente ci dicono come dobbiamo comportarci senza che ci sia un cartello che lo esplicita. Noi non siamo molto consapevoli del fatto che decodifichiamo immediatamente un ambiente, ma lo facciamo. Lo facciamo è esattamente online come offline, spesso contravveniamo consapevolmente alle regole implicite di un ambiente. Online vale esattamente la stessa cosa. Un ambiente che mi rispetta, che mi lascia libero, che è gentile, che non è aggressivo, che non è troppo affollato, che non mi complica continuamente la navigazione, è un ambiente che invoglierà le persone a comportarsi meglio. Questa non è teoria, cioè nel senso che... Ahimè, come dicevo prima, ormai sono 15 anni che progetto questo tipo di ambiente, quindi ho avuto anche la sorpresa di vedere, per esempio, community di politica progettate in questo modo, ospitare delle conversazioni estremamente cortesi, perché il contagio, la mimesi tra il modo in cui ci si pone e le risposte delle persone è abbastanza forte. Questo è un esempio abbastanza bello, che conosciamo tutti, credo, di spazio dedicato ai commenti del Guardian e a parte il bruttissimo banner di Booking, che ovviamente non c'entra niente, già il sentirsi dire comment is free, ma i fatti sono sacri, più piccolino, è un piccolo comando ipnotico, se volete. Tu puoi fare quello che vuoi, però sei in una situazione in cui io ti dico che questo è il tempio dei fatti, quindi non ti rendere subito ridicolo con le tue opinioni spacciate come fatti. E questo è un bellissimo esempio di piattaforma di community, dove appunto la parola community non c'è. Un altro pattern di progettazione è quello che i designer chiamano il metadesign, cioè progettare un ambiente perché possa essere usato e completato da qualcun altro. Un esempio classico è quello, per esempio, dei blog, come software di blog come WordPress o come Rablogger, in cui tu potevi facilmente editare il template del tuo blog. Quindi hai una situazione in cui devi completare tu il lavoro, non hai qualche cosa di fermo, chiuso, statico, che ti rende impossibile anche solo cambiare un colore. Anche in questo caso la scrittura di un articolo può seguire la regola del metadesign e dell'incompletezza oppure no, quello che dicevo prima. Un articolo perfetto non invoglierà nessuno a commentare. Un articolo in cui io suggerisco una serie di soluzioni, probabilmente sì. Un articolo in cui dico i 5 pezzi più belli della storia della musica, molto probabilmente farà venire voglia ad altri di dire i suoi 5 pezzi più belli. Cioè tutti i casi in cui noi non chiudiamo la descrizione di un mondo, ma proponiamo la nostra descrizione di un mondo, permette alle persone di aver voglia di contribuire nel modo che desideriamo noi. Una terza regola, che è una regola che non si vede quasi mai applicata, perché i siti delle testate hanno fame di traffico e quindi spesso creano una situazione in cui si lavora per la quantità e non per la qualità, è quella che Derek Powazek, che è un designer di community, chiama seppellire il bottone della pubblicazione. È una regola abbastanza che funziona molto bene, perché più tu rendi lungo il processo di pubblicazione, quindi in un certo senso violando la regola della facilità di accesso, più le persone penseranno meglio a quello che stanno facendo, soprattutto se tu le fai passare attraverso degli esempi di contenuti pubblicati da altri. Questo sito qui, l'immagine è presa da Frey.com, che è un sito di Powazek, che è un sito di storie pubblicate dalle persone, storie illustrate da foto, e la sua navigazione fa sì che tu, prima di arrivare a pubblicare una storia, veda le foto degli altri. Quindi lui dice è abbastanza normale che, vedendo l'alta qualità delle foto degli altri, piano piano le persone che hanno meno qualità siano scoraggiate nel farlo. A prescindere da questa cosa, che può anche non funzionare, sicuramente il disattivare un po' la reazione di pancia, quindi far passare un po' di tempo tra la scrittura, tra l'upload e la pubblicazione, è un buon pattern, perché molte volte anche noi, che riteniamo di essere delle persone razionali e intelligenti, rispondiamo di pancia a delle cose che poi non vorremmo mai aver detto, e quindi creare un po' di distanza aiuta.
questo è un esempio di richiesta di contributi da parte di Business Insider, che io considero una delle testate di cui si parla abbastanza poco, ma ha una storia bellissima che vi consiglio di studiare. È stato appena entrato Bezos nel suo capitale, quindi comincia a essere interessante da tanti punti di vista. E questa è la guida a come contribuire a Business Insider con un articolo. E sono una serie di piccoli vincoli aggiuntivi che scoraggiano il commentatore casuale. Cioè un po' come dire mandaci la tua ricetta, oppure dire mandaci la tua ricetta e mettere un campo per gli ingredienti, un campo per il tempo, un campo per le pentole da usare, un campo per la foto del piatto, dei cinque piatti. Cioè più io ti strutturo il processo di pubblicazione, più avrò dei contenuti di qualità, nel caso che io li voglia. Ovviamente posso anche decidere che voglio, e ne avrò molti meno, che aiuta, cioè facciamo fare la moderazione a chi contribuisce, non a noi. Giustamente, se invece volessi tantissimi contenuti, dovrò rassegnarmi al fatto che la qualità di questi contenuti sarà più bassa e la moderazione dovrò farla io. Quindi un altro esempio che avevo trovato era quello della BBC, che quando ha coperto le elezioni italiane, alla fine del post scriveva: se sei italiano e stai votando e vuoi raccontarci la tua storia di come stai vivendo queste elezioni, mandacela. E però non c'era un form che pubblicava, c'era un form che inviava un pezzo e tu dovevi dare il numero di telefono. Ovviamente dare il numero di telefono, ovviamente quindi aprendo sia una verifica, è un qualcosa che scoraggia la maggior parte dei disturbatori. Quindi, come vedete, sono tutte cose che non richiedono investimenti in software milionario, ore di sviluppo, sono accorgimenti quasi sempre di come si dicono e come si chiedono le cose. Un altro pattern molto, molto utile è quello di pavimentare le strade già tracciate. Questo è un consiglio che viene da gli americani quando devono fare, per esempio, i sentieri nei parchi, e dicono: andate a vedere dove c'è già un sentiero tracciato da qualcuno, magari anche solo dagli animali, perché probabilmente sarà il sentiero migliore che le persone hanno già trovato. Se i vostri commentatori, se le persone che vi scrivono vi chiedono sempre un determinato tipo di cosa o esprimono un tipo di bisogno, è inutile fare delle riunioni con magari dei consulenti per farsi venire un'idea. Per ogni contributo, ogni richiesta è un suggerimento implicito che vale la pena di seguire. L'ultimo pattern di progettazione generale è il fatto che ogni singolo riferimento, ogni singola citazione che noi usiamo nei pezzi è un social object, e il social object nella progettazione di community è la cosa più importante, perché è l'elemento che permette alle persone di sentire un'affinità con qualcuno o meno, quindi di creare un mondo di appartenenza, di desiderio di appartenenza o no. Questo è l'elenco fatto da Carofiglio in uno dei suoi libri, in cui lui elenca tutti i suoi ricordi di infanzia. Sono ricordi di infanzia che disegnano un mondo che in sé è un progetto di community. Infatti lo trovo molto molto affascinante, e ognuno di questi riferimenti è un progetto di community. Prima stamattina qui c'era un panel con Filippo Sensi, con Nonfup, che ha citato Enrico Montesano quando fa la signora inglese. Ecco, io ho riso, chi aveva 20 anni no. Cioè, se noi dobbiamo citare qualcosa o qualcuno, dobbiamo sapere che nel nostro pubblico ci sarà qualcuno che riconoscerà quella cosa, qualcuno che la riconoscerà la odierà, qualcuno che la riconoscerà e per questo si sentirà nostro amico, e quindi ogni singolo riferimento che facciamo è un micro progetto di community. Filippo, che scrive come Gallizio, fa dei tweet che sono spesso degli apriscatole al contrario di community, cioè il riferimento è talmente a volte nascosto, è talmente a volte complicato che chiude o apre la comprensione a chi vuole lui. Quindi si può fare community per inclusione e quindi dire ci capiamo in noi cinque, oppure si può fare community per esclusione, scusate il contrario ovviamente, community per esclusione ci capiamo tra di noi, community per inclusione apro un mondo di riferimenti perché magari cito in un pezzo molto complesso, molto articolato, molto approfondito qualcosa che alleggerisce, che mi fa diminuire la distanza.
E questo è l'ultimo appunto pattern di progettazione in generale delle community. Per concludere la mia parte, prima di chiacchierare un po' più agevolmente senza slide, quelli che per me sono i 5 pattern utili proprio per la progettazione dei commenti, che sono una delle parti più neglette e più importanti dei siti delle testate. Io personalmente ho progettato questa parte per i miei clienti milioni di volte, ogni volta la mia progettazione era identica e gli dicevo: ma ce l'ho già? No, ma vogliamo qualcosa di particolare. Io dicevo: non avete bisogno di qualcosa di particolare, avete bisogno di qualcosa che faccia dimenticare alle persone quello che stanno facendo e li faccia concentrare sul contenuto, non devono essere originali. Allora, il primo elemento fondamentale per un buon sistema di commenti è la libertà. Perché? Perché la maggior parte delle persone sono abituate a commentare sui blog, e nei blog, tranne casi più frequenti adesso, ma sempre comunque in percentuale limitati, il commento è libero, non c'è bisogno di registrarsi per commentare. Questa è l'interfaccia di commento su WordPress, che deriva da quella di Blogger, ed è la possibilità di commentare senza registrazione. Che mi dà un senso di libertà, mi dà un senso di sono qui per dirti come la penso, non voglio ancora impegnarmi, cioè come una prima uscita. Okay. Il secondo aspetto, che è anche un passaggio in avanti, è la regolarità. Ci sono ancora tantissimi siti di testate, anche importanti, che non hanno il single sign-on, cioè la possibilità di registrarsi una volta e di accedere a tutte le funzionalità del sito con la stessa registrazione. Oppure che hanno sistemi di commenti diversi, da articolo a blog o per entrare per esempio nei forum. Questa è una classica cosa che indispone anche le persone meglio disposte, perché è un inutile lavoro, un'inutile fatica che tu mi fai fare per una tua mancanza. Quindi nel momento in cui io arrivo per la prima volta, voglio essere libero di non registrarmi, nel momento in cui mi fai registrare mi devi dare un ambiente più possibile coerente, più possibile regolare, di nuovo per non farmi fare un lavoro inutile. Terzo elemento, anche questo quasi assente nelle testate italiane, ma è la rilevanza del primo commento che vedo. Quasi sempre i commenti sono in ordine cronologico, quando invece il modo migliore per far sì che io non veda l'ultimo commento, che magari può essere il più brutto, il più stupido o il più violento, è un ordinamento per conversazioni, come per esempio questo che vi ho fotografato, per cui le conversazioni sono raggruppate per temi, non per un elenco cronologico. La cronologia è il più stupido degli ordinamenti, ovviamente è quello che c'è a disposizione, ma non per questo noi dobbiamo accontentarci, oppure dobbiamo essere consapevoli del fatto che non è quello che ci permette di raggiungere il risultato. Quarto criterio di qualità nella gestione dei commenti, quello che chiamiamo il cherry picking, cioè la possibilità di scegliere. Questa è l'interfaccia del sito del Festival del Giornalismo, dove c'è il team di Bat Detector, che da una parte pubblica i tweet più retweetati, quindi seguendo un algoritmo semi-automatico, e dall'altra parte ci sono gli editor's picks, quindi le cose più belle che sono state scritte. La combinazione dei due elementi, cioè cherry picking e la rilevanza del commento, è la migliore possibile, ma questo penso ce ne parlerà Barbara. Cioè il poter da parte del giornalista, la possibilità o del community manager o dell'editor di poter scegliere di visualizzare per primo non l'ultimo commento, non il commento con più commenti, ma il commento più bello. Perché ovviamente, per il discorso che facevamo prima di essere esposti ai contenuti degli altri e dell'imitazione, se il primo commento sarà di valore, io sarò più invogliato a contribuire con qualcosa di valore, non con qualcosa di distruttivo. Ultimo pattern per i commenti, il riconoscimento e l'appartenenza sul sito. Quindi se la prima volta io commento senza registrarmi, la seconda volta commento magari senza scegliere un nickname o senza compilare un profilo, nel momento in cui io divento un partecipante attivo, parte della community, voglio poter essere riconosciuto da questo sito e quindi avere una mia pagina profilo che magari mi identifichi anche per quello che sono e per quello che dico. Questo per esempio è la pagina profilo di style.it, che
è una community che ho progettato io nel 2006 e sono 7 anni che fa il suo lavoro, perché sono longeve poi queste cose, perché vi dicevo prima, sono cose che abbiamo, sappiamo da tanti anni, quindi non è che poi dobbiamo cambiarle ogni 5 minuti, per cui ogni partecipante alla community ha una sua pagina in cui ha delle si presenta, si racconta e c'è la possibilità di vedere tutti i contributi fatti nel sito. Niente di particolarmente complesso, ma di nuovo la maggior parte dei siti, delle testate che noi frequentiamo non hanno queste caratteristiche, per cui io devo registrarmi, ma non ho il diritto a essere poi cittadino di questa community a cui contribuisco. Allora perché dovrei contribuire con dei contenuti di valore quando il mio valore non viene riconosciuto? Con questa domanda io concludo la mia parte, passo la parola a Barbara Sgarzi che e anche le slide. Grazie. Sono più di 10 anni, mi scuso se qualcuno già ha sentito parte del mio panel di stamattina, perché alcune cose su Twitter, perché alcune cose le ripeterò, però spero di ripeterne meno possibile. Dal punto di vista della redazione, io ho visto succedere da 12 anni a delle redazioni online, quindi delle redazioni di cartacei che andavano online, quindi già diverso da una redazione nata online. Ho visto succedere questo, ho visto una prima fase piuttosto lunga e piuttosto forte di fastidio verso i commenti, verso le community. Di fastidio reciproco, attenzione, nel senso che chi andava a commentare su contenuti giornalistici era animato abbastanza da una acrimonia piuttosto forte, spesso nei confronti dei giornalisti o di chi aveva scritto il pezzo, e una conseguente reciproca così intolleranza da parte dei giornalisti che improvvisamente si scoprivano nudi di fronte al lettore, no? Sì, dobbiamo 2 anni fa De Bortoli ha... Il direttore del Corriere della Sera ha fatto un discorso a tutti i suoi giornalisti dicendo è inutile che vi lamentiate, non possiamo più tornare indietro sui commenti, cioè lo so che voi vorreste, leggi fra le righe, richiudere tutto, no? Perché io capisco perfettamente, come giornalista mi rendo conto che improvvisamente, per chi è nato pre-web, no? Diciamo, trovarsi improvvisamente nudi di fronte al lettore che può scrivere qualunque cosa sul tuo articolo non è facile. Seconda fase è stata una fase di tolleranza, accettazione, più che altro anche nell'ottica del cherry picking di cui parlava Mafe, cioè la famosa metafora del maiale, no? Online non si butta via niente, quindi do l'input tramite un articolo, raccolgo i contributi migliori e magari chiudo il cerchio riscrivendo ancora qualcosa, facendo diventare un commento particolarmente ricco, particolarmente ben scritto, un nuovo post, un nuovo articolo, un nuovo spunto di discussione e chiudo il cerchio. Oggi andiamo verso una fase di integrazione più o meno riuscita, cioè le testate più intelligenti o quelle che stanno interpretando al meglio le community cercano di integrare realmente quello che è il contributo dei lettori, anche se poi che ci riescano è relativo. Soprattutto perché soprattutto i grandi quotidiani si stanno spostando verso un'ottica di membership più che di paywall, no? Cioè, visto che l'idea del paywall, proviamo a farci pagare per l'informazione, insomma, stanno provando a tutti i modi, perché ovviamente devono arrivare a un reddito da qualche parte, dall'informazione online, però riesce o non riesce, il concetto che sta passando è, ok, non sei un cliente, non paghi, sei un membro di un club esclusivo, il club esclusivo è il tuo quotidiano, quindi il concetto è partecipi alla realizzazione di qualcosa. New York Times si sta muovendo in maniera abbastanza forte su questo concetto di membership. Quindi ho visto questo passaggio, a questo proposito un aneddoto che, di un errore mio, così almeno di un errore che ho fatto nel 2003, per giovane abbastanza di mestiere, giovane di community, avevo messo online il sito di Cosmopolitan, quindi molto giovane, molto brillante, molto ragazzine, e siccome i contenuti erano pessimi, lo dico senza problemi, nel senso che si tentava di trasferire 20.000 battute di articoli di un mensile online, potete immaginare, pressoché, cioè quelle cose allucinanti, prendo il giornale, lo metto online e come mai non funziona, ma chissà, era il 2003, insomma, chiedo venia. Comunque quelli erano i mezzi, i potenti mezzi che avevamo a nostra disposizione. Allora abbiamo aperto i forum e il 60-70% del traffico del sito lo facevano i forum, perché le lettrici erano giovani, volevano commentare, soprattutto fra di loro, quindi la redazione era molto indietro, no?
Poi siccome la redazione cartacea voleva utilizzare tanti di quei molti contributi dei forum, perché erano brillanti come spunti per nuovi articoli, anche lì il cherry picking, no? L'idea di in qualche modo sfruttare i contenuti dei lettori, mi dicevano continuamente dai falle scrivere, e io, errore, nel 2003, a parecchi anni fa, continuavo a chiedere contributi, no? Cosa ne pensate di questo, perché non scrivete quest'altro, perché non ci raccontate la first date, perché non ci raccontate l'appuntamento peggiore del mondo, e avevo chiuso una volta con scrivete, e ahimè nel 2003, pre-Facebook, pre-Twitter, pre-citizen journalism, pre-voglia di uscire, no? Pre-voglia di protagonismo del lettore, il lettore era ancora quello che si sedeva e leggeva. Mi sono sentita rispondere fatevelo voi il giornale. avevano mille volte ragione, era un periodo diverso, tanto per riflettere anche sull'evoluzione, no? Adesso navighiamo fra i commenti, no? Abbiamo un overload di commenti, tanto che stiamo studiando delle interfacce per averne meno e migliori. Nel 2003 si faceva fatica a ottenere dei commenti non solo di qualità ma di numero necessario per farci qualcosa. L'ultima cosa che volevo dire, poi vi faccio vedere proprio due dati al volo per quanto riguarda proprio la strategia, è che sono molto d'accordo con quello che diceva Mafe, il bello chiama il bello, allo stesso motivo per il quale se siamo in un posto pulito e ben tenuto non buttiamo la cicca per terra o la carta per terra, non la dovremmo fare ugualmente, d'accordo, ok, però facciamo facciamo finta nel mondo reale, no? Mentre se ahimè purtroppo siamo in un posto sporco, maltenuto, disordinato eccetera, tendiamo noi stessi a curarlo meno possibile, allo stesso modo se entriamo in un ambiente online di community dove c'è un rispetto formale, dove c'è dei bei commenti, delle belle teste, un bel modo di interagire, anche di litigare, di discutere, ma in un certo modo, ovviamente siamo tentati a imitarlo per imitazione e per mimesi. Spesso però quello che io vedo a livello editoriale, mancano le social policy, cioè cosa significa? Non la babysitter, fai questo, non fare quello, se fai questo ti sbatto fuori, ti bacchetto con le dita, ma chiarire da subito quali sono i limiti entro i quali uno si deve muovere, perché a volte se non lo fai prima, se poi appunto cancelli centinaia di commenti, come si diceva prima, passi per censore, passi per una persona sgradevole, no? Cioè se tu comunichi prima quali sono i limiti e i livelli da non superare per te, perché è un ambiente che stai creando, fatta salva la libertà di commentare, è la cosa migliore, perché di modo che uno sappia come muoversi e dove muoversi. Vi faccio vedere ancora per chiarire quanto sia importante una strategia. Mafe diceva, noi non progettiamo, cioè i fallimenti delle community sono perché le community vengono buttate come dei semi in un prato e si spera che prima o poi esca fuori qualcosa, no? Nessuno le cura, nessuno le guarda, nessuno le modera in qualche modo, nessuno se ne occupa e poi dici le community non funzionano. Vabbè, la teoria del terzo paesaggio di Clément potrebbe essere visto come un modo... Non lo so, però va bene. Devo dire di sì. Sì. Se lo leggi, lo riconosce al volo. Ok. Te lo regaliamo. Barbara, grazie. Non legge, dovete scusarla. No, io non leggo, io sono... Perdonatemi. Cosa volevo dire? Ok. quindi vi volevo far vedere solo dei numeri per dirvi, ho avuto, questa è la parte che ripeto in parte di quello che ho detto stamattina, ma da un altro punto di vista, ho avuto la fortuna di incontrare la social media manager di Huffington Post, che mi ha chiarito, ovviamente politica super aggressiva sulle community, ha finito un po' affondato il suo successo quasi esclusivamente anche sulla integrazione e il commento degli utenti, loro hanno una progettazione serratissima e serissima, che non voglio dirvi è questa quella giusta per tutti, però ragioniamo sul fatto che va fatta, non so se si può far vedere, ecco, cioè hanno, no la prima, quella con i numeri, ok perfetto, grazie, perfetto. Hanno una cosa di questo genere, una griglia di pubblicazione, di interazione con il lettore di questo genere, quasi angosciante, però è la loro strategia, ovviamente questa che non vuol dire, ripeto, vada bene per tutti, vuol dire riflettiamo sul tipo di strategia, su quello che vogliamo condividere e come vogliamo fare interagire i lettori, se vai avanti, ecco. E queste sono, ecco, invece questo è secondo me quello che andrebbe fatto qualunque tipo di strategia tu abbia, perché ovviamente il parlare, il cercare di interagire con la tua audience, metterci un'empatia, metterci il famoso lato umano è la cosa fondamentale, e soprattutto le risposte, non possiamo pretendere che qualcuno interagisca con noi se noi poi tacciamo, se noi poi come realtà non rispondiamo, non interagiamo, ovviamente non significa rispondere e interagire a tutto. Huffington Post si affida
ha un software incredibile di monitoraggio e controllo dei commenti su Facebook, senza il quale sarebbero completamente persi. Quindi non è una questione di devo star legato ai commenti tutto il giorno, però se non conosco il materiale non posso fare cherry picking, non posso capire, non posso interagire, non posso capire chi sono i miei utenti. Ovviamente mettono, ecco, mettono, e ovviamente tutto il numero di commenti, il numero dei commenti su un articolo deve essere il più sparato possibile, perché aiuta in qualche modo a continuare a commentare, il solito discorso del bello chiama il bello, l'affollato chiama l'affollato, il chiacchierato fa chiacchierare. Questo. L'ultima cosa che vi volevo dire, che secondo me è abbastanza interessante, è il modo in cui ci presentiamo. Recentemente ho parlato molto con quelli di Gazzetta dello Sport, io non sono un'esperta di sport, però ho cercato di parlare loro per quanto riguarda Twitter e il loro posizionamento su Twitter. Ho studiato un po' di testate giornalistiche sportive online, sono rimasta molto colpita da Marca, il giornale sportivo spagnolo, che nella short bio di Twitter ha una descrizione del tipo: siamo qui per ascoltarvi. Cioè non dice siamo il miglior giornale sportivo, bla bla bla. No, siamo qui per ascoltare le vostre opinioni, no? Che sia vero o no, poi lo vediamo. Però è un bellissimo modo di presentarsi per incentivare il più possibile i commenti. L'ultima cosa che vi dico, sempre riguardo a Huffington Post, mi ha stupito molto, per cui lo volevo condividere con voi. Mi dicevano che loro, ad esempio, forse al contrario di quello che succede in Italia, non possono postare contenuti gossip o contenuti shock, contenuti troppo così leggeri su Facebook, perché i loro lettori si rivoltano. Sì, se postano qualcosa sui Kardashian, per esempio, quella famiglia molto trash, ora faccio finta di non conoscerli perché ovviamente fa più chic così, tutti i lettori dicono questa è una vergogna, su Facebook voi dovete condividere delle notizie, eccetera, mentre funziona molto bene su Twitter. Quindi ecco, l'ultima cosa, ragionare anche su base culturale, geografica, perché non è detto che quello che funziona da noi, anzi in questo caso è praticamente l'opposto, visto che da noi Twitter è considerato un pochino di più l'ambiente elitario. Questo è quello che ho visto succedere nelle redazioni. Vi dovessi dire che ho visto ancora un risultato, soprattutto da parte di un quotidiano, in cui la community viene, non dico sfruttata, ma proprio integrata e utilizzata al meglio, no, perché non è del tutto facile. È più facile che succeda sui magazine, e soprattutto sui magazine femminili, forse anche per una questione di impostazione. Permane, a mio giudizio, empiricamente, per quello che vedo e sento nelle redazioni, ancora parecchio fastidio per quanto riguarda il commento del lettore: ma questo chi è, ma questo cosa vuole, ma questo come si permette. E finché c'è questo limite, sarà molto difficile costruire un'interazione, un'integrazione vera. Questo è quello che vedo succedere. Grazie. Grazie. Io sono molto contento che Barbara abbia raccontato questo episodio del lontano 2003, in cui giovanissima si sentiva in fasce. Al suo scrivete, fatelo voi sto... scrivetevelo voi sto giornale, ve lo ricorderò per sempre. Siamo passati a una situazione in cui questo consiglio è stato preso alla lettera e le persone non la smettono di scrivere, se bisognerebbe tagliare le mani alle persone, togliere quei polpastrelli terribili che continuano a produrre all'infinito contenuti ovunque, comunque... al punto che dobbiamo forse farci spazio tra i commenti per cercare da qualche parte i post o gli articoli di giornale. E, d'altra parte, i giornali, le testate, sono fondamentalmente hanno un problema molto semplice, che sono, soprattutto quelle affermate, quelle che abbiamo in mente quando pensiamo alla parola testata, sono delle aziende. E delle aziende hanno il problema di essere strutturate, hanno il problema di avere dei decisori che sono abituati a programmare, a decidere le cose nel tempo, a controllare, avere il controllo della situazione, se non addirittura essere dei veri e propri control freak, e tutto questo li rende totalmente in balia del flusso che travolge di scritture e di interventi, appunto quella che loro spererebbero essere una programmazione. Per cui dall'esperienza che noi stiamo facendo trasversalmente su sia nel mondo dell'editoria, sia nel mondo del turismo che in generale di clienti e aziende, il punto vero è quasi fare del coaching a queste persone dicendo: va tutto bene, tu non puoi farci niente, ma va bene così, no? Questo è il primo passaggio. L'altra cosa che mi sentivo di segnalare è che in realtà le ricette non ce ne sono per risolvere queste cose, però
i dati di fatto che incontriamo sono estremamente semplici. Noi siamo passati in una situazione in cui vige quasi un paradosso dei contenuti, un paradosso dei contenuti che ha soppiantato l'antico paradosso dell'informazione che i giornalisti amavano tanto, cioè quello che diceva che è difficile comprare una notizia perché a priori tu non sai quanto vale, lo scopri solo dopo che l'hai comprata quanto vale, da cui il famoso fiuto giornalistico. Ecco, invece adesso abbiamo un grande vantaggio, che noi di fronte a un contenuto, un contenuto preso a caso da una qualsiasi piattaforma, abbiamo la ragionevole certezza che in media questo contenuto non valga niente. Quindi pescando un post a caso da Facebook, un commento, un tweet estratto dalle reti magari in cui questo senso potrebbe in qualche modo risuonare, noi invece sappiamo che i contenuti mediamente non valgono niente. E questo è un po' imbarazzante per tutti coloro che magari ambiscono a entrare a far parte di una redazione o più in generale a trovare la giusta valorizzazione del loro lavoro, di quello che scrivono, del loro impegno, e quasi aspettano che in qualche modo di pescare la carta vincente. In realtà quello che dobbiamo pensare di fare è di smetterla di provare a valorizzare il singolo contenuto, ma di tenere presente che invece nella situazione in cui siamo l'unica cosa che conta è la sequenza dei contenuti. Questa è una cosa che aveva addirittura capito Baricco tanti anni fa. Pensate, Baricco che io stimo molto, però voglio dire... No, voglio dire, anziché disprezzarlo, che è uno sport nazionale, disprezzare Baricco è una cosa anche che ne via con poco, a volte basterebbe leggerlo, magari andare anche oltre, come ha fatto Abruzzese con i suoi testi. Però voglio dire, già se uno accetta questo dato di fatto, che un contenuto in media non vale niente, e tutto sta nell'arte di creare una sequenza di contenuti, il più possibile trasversale, il più possibile che mescoli i linguaggi per creare valore, per stupire le persone, per catturare la loro attenzione... E quindi in realtà il corollario di questa cosa è che un'azienda strutturata, una testata giornalistica che programma e che lotta è in grande difficoltà, perché appunto vedrà eroso il valore dei propri contenuti. Guarda caso questo problema emerge quando c'è la lotta con Google, che viva Dio è stato scoperto di recente essere un editore, e non si capisce come mai un giornalista dovrebbe da un lato documentarsi e trarre valore per il proprio articolo su Google, ma sentirsi depredato su un minuto dopo, quando questo stesso articolo finisce nel digrignamento di denti del motore di ricerca, distruggendo invece i famosi cancelletti protettivi. Devo tra l'altro questa riflessione a Massimo Chiretti, che è qui in sala, per cui non posso rubargliela impunemente, quindi lo ringrazio ancora una volta. Cosa possiamo fare? Possiamo tenere presente appunto che i lettori non esistono, nel senso che sono diventati coautori di quello che le testate scrivono. C'era qualcuno, che non sono brava con le citazioni, che diceva quello che un tempo conoscevamo come lettore, chi era Barbara, tu lo sai, era Jarvis Shirky, uno di quelli, uno dei nomi tutelati. Ragazzi, voi dovreste smettere di bere la sera, perché poi quando soprattutto il giorno dopo dovete parlare, poi è molto imbarazzante per me. Scusate, se c'è una pubblicità da far andare, no, non importa. Qual è il punto? Il punto è che dobbiamo progettare, che noi si abbia un blog, che si sia il Corriere della Sera o l'Huffington Post o qualunque cosa si muova in rete, dobbiamo imparare a convivere con le persone che ci commentano. È come salire su un treno e ci sono due alternative: o viaggiamo con dei voli privati, che voglio dire in effetti ripara abbastanza dalla mescolanza, e però non è un granché per il dating immediato, speed dating, oppure ci dobbiamo tenere presente che ci siamo imbarcati in un'avventura editoriale, un'avventura narrativa, un'avventura informativa, insieme a un sacco di altre persone che dicono un po' quel diavolo che vogliono. E quindi è chiaro che la progettazione, il design e il modo in cui fissiamo l'asticella, l'accesso a questa cosa è fondamentale, proprio per evitare invece l'effetto che vediamo troppo spesso nei forum, anche di quotidiani prestigiosi, in cui c'è una specie di sensazione di essere in un'aula scolastica quando la maestra è uscita un attimo e tutti cominciano a dire parolacce, a scrivere le cose, a tirarsi le palline di carta. Ecco, tutto questo non è il massimo a livello di community management. E allora, un paio di cosette da dire, appunto, è che appunto siamo tutti live, non c'è una rete sotto, ognuno risponde di quello che dice, di quello che appunto travisa, il senso è tutto in gioco e non lo controlliamo. Quello che invece possiamo fare è una cosa che all'Huffington Post hanno capito molto bene, cioè se noi non siamo in grado di gestire i singoli contenuti, ma abbiamo una marea di scritture che ci sommergono, tutto quello che possiamo fare non è certo
pensare di mettere lì dei cristiani che come i piccioni di Google vadano a prendere i pezzettini e estrarre valore. Dobbiamo affidarci semplicemente a un filtro, al mio algoritmico, scusate se ho detto algoritmico, e, pensando di mettere insieme delle correlazioni di senso in questo magma di scritture. Questo è un po' il segreto del nostro lavoro, lo facciamo quando facciamo plins, quando guardiamo i possibili lettori di un libro, quando cioè abbiamo a che fare col caos che liberamente si muove e crea rumore. Come facciamo a trovare, ricondurre il rumore a senso? Dobbiamo in qualche modo darci delle regole il più possibile snelle e il più possibile dure. Cioè, sto pensando per esempio che il passo successivo del software Huffington Post è un progetto che cui stiamo ragionando con un po' di amici, di utilizzare le scritture alla fonte. Se vi facessi una domanda, svegliandovi da questo torpore, senza fare quei famosi scoppi di voce che possono portare a parlare così, secondo voi qual è il luogo in cui le scritture sono più abbondanti? Dai ponti dell'autostrada al Corriere della Sera a Facebook, qual è l'unità minima che può, se voi doveste prendere, dicendo un'unica cosa, prendere più scritture possibili, qual è il... Non ho sentito perché sono so... I bagni pubblici. Tu hai già sentito la mia presentazione di Castrocaro del 2009? Perché l'ho cambiata. In realtà adesso... adesso sentiamo qualche altra risposta. Sì, qualcuno ha un'altra risposta sbagliata? E Casilli la sa perché in realtà è copiato da lui... Le scatole dei cornflakes sono un buono spazio di pubblicazione. I baci Perugina sono un ottimo spazio di pubblicazione. Ma io direi, per adesso, per evitare di fare appunto il gioco del tirare le palline per vincere il pesce, io direi che il luogo in cui le persone scrivono di più sono gli ambienti di instant messaging, dagli SMS alla chat, alla messaggistica di Facebook, fino al nuovo commento diretto di YouPorn, che è stato introdotto stanotte, alcuni di voi lo avranno visto. E, anzi, mi scuso se non sono molto lucido oggi, ma appunto ho dovuto sperimentare. Sono in un gruppo di beta tester di questa cosa, un mio amico fa queste cose. Allora, vi lascio con questa idea che spero mi venga copiata, perché appunto gioverebbe la mia reputazione. Le scritture sono ovunque, noi facciamo molta fatica a portarle sul nostro cacchio di sito, sarebbe molto più semplice andare a prendere alla fonte, parola cara ai giornalisti. Allora, se le persone amano scriversi boiate in instant messaging, questo ovviamente è un po' problematico da pensare di importarlo così com'è su il forum del Corriere della Sera, ma se noi abbiamo improvvisamente in mente di ragionare su tutto questo scempio di scritture come manualmente un aggregato di dati, no? Cioè noi partiamo dal fatto che molte persone scrivono e tutte le piattaforme di scrittura e i social media stanno cercando di trovare dei modi per abbinare le scritture e le interazioni delle persone. Non so se qualcuno di voi ha presente quel simpatico cosa che fa Twitter che si chiama Simili a te. E Simili a te è un servizio che serve a individuare le tre persone che stanno più sul cazzo, con cui tu assolutamente non vorresti avere nulla a che fare. Con dei sofisticati algoritmi loro te le selezionano solo quelle tre, cioè se tu devi pensare, dici, ma questo qui mi sta antipatico, ma ce n'è uno che mi... No, sono quelle tre persone lì, più una promossa che di solito è la Zanussi. Una roba del genere. Allora, stanno facendo instant messaging dal vivo e quindi io vi invito a farlo sul mio forum personale. No, l'idea qual è allora? È di cominciare a ragionare su... una rilettura delle scritture dell'instant messaging in una, io però faccio fatica a seguirmi, immagino anche voi, però è veramente difficile. C'è quel film di Nanni Moretti in cui il cameraman lo lascia andare avanti a parlare da solo e lui ha un attacco di agorafobia. Perfetto, penso che lo metteremo linkato quando sarà l'intervento su online. No, concludo questa cosa. YouPorn è il nostro sponsor, avete visto Let's Amore legato. Sì. Dicevo, e con questo concludo, spero che concludiate anche voi due, scusate, devo tirarvi le palline di casa, vi sento perfettamente, non sono così sordo, domani interrogo, no, voglio finire questa cosa e poi vi lascio le domande, non fa ridere, dice mio figlio, dicevo,
le persone scrivono quel diavolo che vogliono e tipicamente si scrivono tra di loro, no? Però può succedere che con tanti mesi di militanza sulle varie piattaforme di scrittura si comincia a ragionare sul fatto che sta prendendo confusamente forma una autorialità che in qualche modo possiamo tentare di valorizzare. Quella famosa sequenza che mette insieme i talenti di scrittura di alcune persone può essere messa a frutto facendola convergere su dei format che possono soddisfare un bisogno primario. Io, per esempio, su Twitter sarei molto contento di poter acquistare, cioè a partire dai miei gusti su Twitter, di poter acquistare una relazione diretta con alcuni dei miei idoli, ricevendo delle loro pillole durante il giorno. E voi direte, c'è già Twitter, c'è già Facebook. Sì, ovviamente c'è già Twitter, però questa cosa assomiglia terribilmente a quella forma di fidelizzazione che aveva tentato l'inchiesta, in cui in cambio di un'adesione a una membership privilegiata a fronte di una sottoscrizione, si aveva la possibilità di interagire con la redazione. Allora, onde evitare che questa cosa diventi, a prescindere dal caso dell'inchiesta, ma onde evitare che questa interazione diventi il famoso aborigeno che ci dovevamo dire, alla fine è molto sensato che il pubblico naturale di riferimento dei giornalisti in qualche modo aderisca a un'offerta specifica e pacchettizzata di contenuti che secondo me volentieri pagherebbero se opportunamente calibrati. Cioè, a parte che sperimentarlo non costa assolutamente niente, ma è un'esperienza di instant messaging che funziona. Tutto questo è nato per caso, perché il giorno di Pasqua Gianluca Neri mi ha inserito su WhatsApp, su una stanzetta di persone che io conoscevo a malapena, che si scrivevano messaggi anche divertenti, e mi ha portato a ragionare sul fatto di seguire le chat degli altri. Loro sapevano ovviamente che io ero parte della conversazione, e anzi ogni tanto intervenivo, però chiaramente sono entrato come arrivare a una festa in cui le persone già si conoscono e già si parlano, no? Allora, il fatto di avere questo leggero spiazzamento, di avere una grande prossimità con persone che magari io conosco soltanto invece a distanza, mi ha fatto ragionare sul fatto di come si può creare in questo spazio semipubblico e semiprivato una modalità di interazione. Io credo che inventarsi delle modalità creative di valorizzare gli scambi in diretta che avvengono tra lettori e giornalisti, tra autori di blog o di libri e il loro pubblico di riferimento, possa rappresentare veramente il futuro dell'interazione. Non a caso io credo che ci sia una delle cose per cui vale la pena di vivere, è quella di trovare per caso, tipicamente, o comunque in qualche forma giocata, delle corrispondenze con dei perfetti sconosciuti sulla base di una forma di rispecchiamento, di empatia. Era quella cosa che i fisici chiamano la teoria dell'entanglement, che è una di quelle cose che io dico per creare distanza col mio pubblico che disprezzo e che spero che mi defollowi su Twitter. E con questo vi ringrazio, e non fate domande a meno che siano stupide. No, invece se ci sono delle domande siamo ben lieti di rispondere. Siamo l'asino, ma ovviamente amo fare l'asino, ma è che avendo che due secchioni del genere prima, cioè io non potevo, ovviamente le potevo solo scavalcare incarpiato da sotto, vestito da Zorro. Vestito da Zorro ci sarebbe piaciuto sì, di più, sì, però post-produzione mettiamo la Z, quella. No, perché ora parte il cazzeggio, ma probabilmente il cazzeggio è una delle componenti che ci manca di più nell'informazione, perché non è tutta seria, e non è che tutte le notizie che troviamo sulle testate sono notizie di importanza vitale, e quindi quello che ci manca quando discutiamo con un pezzo scritto è probabilmente il giornalista vivo dietro. E quello che magari è sgradevole quando giornalista vediamo vivo va sempre specificato, perché è molto diffuso anche il giornalista morto. No, sì, vivo nel senso di che risponde interattivo o che non si risponde solo tra di loro. Per esempio su Twitter è abbastanza frequente lo spettacolo delle redazioni che si parlano solo tra di loro e si rispondono solo tra di loro, come se fosse vietato da qualche norma del Galateo rispondere a un lettore, chiacchierare con un lettore, cioè rispondersi sulla base dell'interesse di quello che è stato detto e non della relazione.
prima dicevamo la differenza tra social network e community è importante, ma è importante perché per esempio Twitter non è un social network, cioè Twitter è, come dicono i signori di Twitter, quindi non è una teoria, è una interest network, cioè una slide con una Dorsey che grande così se lo scrive dietro, e questo vuol dire che le relazioni su Twitter avvengono in base all'interesse che qualcuno di quello che viene scritto, e il fatto di vedere in scena continuamente il circomediatico, lo chiamerebbe Zorro, di persone che si rispondono solo se qualcun altro ha una carica equivalente, ma non sulla base dell'interesse di quello che viene detto, è un qualcosa che ovviamente esclude il lettore, lo fa sentire ancora più lontano, e quindi contribuisce a non solo a... oserei dire un uso abbastanza italiano in senso deleterio, sì, no? Le compagnucce della parrocchietta, sì, un po' dispiace dirlo, però, però... è un po' così, succede. E questo disattiva completamente la sequenza di cui parlava Filippo, facendo di tutto per renderla, per disattivarla, ma questo è uno stile personale, ma la sequenza è quello che probabilmente terrà in vita le testate, terrà in vita l'informazione, perché è un qualcosa che mi permette di passare di stimolo in stimolo, di notizia in notizia, di informazione in informazione, di link in link, fino però a tornare a quello che è l'origine dello stimolo principale. Allora, se l'origine è un giornalista sulla sua testata, le testate sopravviveranno. Se lo stimolo è un tuo pari che è più brillante del giornalista e soprattutto ti prende in considerazione perché è un tuo pari, allora probabilmente le testate non ce la faranno. Quindi stiamo parlando di qualcosa di un po' più sostanziale di il commento e la notizia. Quindi a questo punto, se ci sono domande, ci farebbe davvero piacere. Prego. Il microfono. Sì, scusate, serve il microfono perché mia zia da casa vorrebbe sentire la vostra domanda. Je vais poser ma question en français. De toute façon, il y a des traducteurs. Oui. No. È molto contento di essere qui. Sì. Allora, delle persone miei pari che sono altrettanto brillanti, che succede se queste persone sono dei miei impari? Cioè sarebbe dire delle persone che giustamente non appartengono al cerchio ristretto dei giornalisti. In pratica la mia domanda è una domanda che riguarda quel fenomeno che a me interessa particolarmente, che è il trolling. Sì. Che diritto di cittadinanza ha in questa community il trolling secondo voi? Perché, e questo per venire un po' a tutta la presentazione di Mafe, che era molto ricca e veramente basata su questo tipo di storia della community online, che è diventata storia canonica, è una storia su cui tutti i ricercatori sono d'accordo, nasce l'idea con The Whale, poi c'è Howard Rheingold e questa gente qui. Questa era la fase hippie, era una fase hippie che era dominata anche da una visione della comunità molto irenica, cioè basata sulla pace, su un concetto di pace. Se ci pensate ancora adesso, tutte le metafore che sono utilizzate nelle interfacce per gestire le community sono delle metafore di pace, di amore. Il like di Facebook in francese lo si traduce j'aime, io amo, gli amici sono tutti amici. In una certa misura questa è l'ipotesi che vorrei sottoporvi, è noi abbiamo escluso, abbiamo cancellato con la gomma la conflittualità, e però questa conflittualità come una cosa repressa poi ritorna in una maniera un po' traumatica e ritorna. Allora, chi risponde? Che cosa significano questi robi? Mafe si prenota con la chiede cultura da due. Allora, ovviamente la deformazione professionale del community manager è uccidere il troll ignorandolo, questo è ovvio, la prima cosa facendolo che impari. Il problema, sì, è esatto, come ucciderlo, facendo, perché non basta eliminarlo. Però sono d'accordo con te che il volemose bene non si può vedere, soprattutto non porta niente di interessante, che il confronto è parte integrante della conversazione, della dialettica, quindi nel migliore dei mondi possibili il troll funziona quando è come la persona che fa la battuta cattiva, che fa ridere tutti tranne l'oggetto della battuta, ma in quel caso comunque arricchisce comunque l'ambiente. Le statistiche dei suicidi anche. E anche le statistiche dei suicidi. Io sono stata oggetto di trolling mirato di un paio di persone ed è oggettivamente qualche cosa che ti tira scemo, nel senso che non è...
se poi la persona oggetto di trolling, cioè il troll, sapete più o meno tutti cos'è, il troll è una figura tipica degli ambienti di rete, c'è cioè una persona tipicamente molto sagace, molto arguta e molto competente che è non perfettamente sempre in grado di farti perdere le staffe, che quindi ti trova il punto debole, ti fa proprio esattamente il commento che tu nel tuo inconscio speravi che nessuno ti facesse. In qualche modo ti ha studiato, no? Sì, perché arriva sì, proprio a colpire... Lui dice non sempre, secondo me il troll è uno arguto, cioè non, se no è un lamer se vogliamo entrare poi nella, quindi è qualcuno che vorrebbe fare il troll ma non ci riesce. Il troll è proprio uno più bravo di te e che ti presta proprio da vicino. Sì, cerca, però effettivamente noi cercando di mettere fuori l'aggressività la provochiamo, perché ovviamente quando in una di queste community autoregolate e ben gestite arriva un troll è disruptive, cioè proprio completamente, trovare un modo per integrarlo nella conversazione sarebbe fantastico. Però ma sì, chiede se delle cinque piste di costruzioni, design della comunità, delle comunità che hai presentato alla fine, cioè, per esempio la primissima, mi ricordo, la libertà, mi sembra che sia assolutamente incompatibile poi al tempo stesso con il bisogno di moderare i troll. Ma dall'esperienza fatta no, perché comunque non è che la registrazione ti protegge dal troll in qualche modo, è comunque una libertà oggi tecnologicamente quasi impossibile, nel senso che comunque anche se tu non ti registri, io se ti voglio trovare ti trovo, come tu ben sai, occupandosi lui molto di temi di privacy, di sicurezza, di libertà dal controllo del dato, quindi è una libertà di non dovermi registrare, cioè di non dover compilare un modulo, di non dover fare delle procedure, più che una libertà di anonimato, infatti non ho parlato apposta di anonimato. Posso dire, comunque penso che i troll, così come lo spam, siano una forma di ricchezza che è ancora sottovalutata, nel senso che tutta quella che stiamo parlando è ovviamente di sperimentazione quasi artistica, non sto parlando di utenti normali, però chiaramente nella contaminazione dei linguaggi il ruolo dello spam e del trolling è fondamentale, ci sono fiori di artisti che hanno riutilizzato i rifiuti, insomma, quindi nella poesia, in tutto quanto. Quindi chiaramente l'ideale sarebbe trasformare i troll in una community, creargli un perfetto design in cui loro si trovano molto bene. Il problema però è quasi sempre trovare la vittima sacrificale, insomma, quindi alla fine l'unica soluzione è non dargli troppa importanza, lasciargli un posto in fondo alla sala, lasciarli un po' becchettare tra di loro. Comunque, per rispondere alla domanda, uno dei pattern... Per rispondere alla domanda, anche io rispondo. No, alla sua. Scherzo. Tu non hai... Scusate. No, rispondi tu alla domanda, io stavo citando Beckett. Sicuramente dargli una casa è una buona strategia di contenimento, cioè il fatto che lui sia riconosciuto come il troll di casa aiuta molto a farlo. Non essere riconosciuto come troll sarebbe bello, cioè appunto farlo sentire farlo sentire. Beh, io uno dei casi storici di gestione brillante di troll era sul blog di Grazia, che è stato appunto, come avrete capito, Barbara, abbiamo molte esperienze soprattutto di femminili, e sul blog di Grazia a un certo punto si è iscritta una commentatrice con il nickname di Stronza. E io ho avuto la fortuna si di avere proprio così, non era un nickname. Sì, era il suo cognome. Sì. Ho avuto la fortuna di avere un cliente in quel caso intelligente che mi ha permesso di applicare quella che chiamo la regola del vantaggio, perché Stronza era un troll che faceva divertire tutti tranne ovviamente chi era oggetto delle sue cattiverie, però è diventata la community manager del blog di Grazia, cioè è diventata la principale contributor, quella che scriveva i commenti più intelligenti. Abbiamo tollerato linguaggio volgare, aggressività e cose, perché appunto il vantaggio era per tutti, era una ricchezza, e quindi funziona. Quando non funziona, quando la persona è veramente disturbata, ecco, in quel caso diventa un ma po'. Ma chi lo decide? Ma chi lo decide? No, nel senso maggiore. Ti viene a prendere a casa. Esatto. Ma c'era un'altra domanda. Microfono, scusate. Allora, la trattazione in generale è stata forse un po' anche per addetti ai lavori, certe parti forse mi sono sfuggite, però se si parla di comunità, mi sembra che, per quello che so io, c'è una grande differenza tra la comunità, dei lettori per esempio di un giornale politico, oppure dei lettori di un giornale più di nicchia, poi comunità fatte come forum in cui non esiste il post principale, tutti i commenti, ma sono discussioni libere. Oppure comunità, per esempio, di quelli che sono gli amici di
un divo della musica o dello spettacolo, cioè, e poi probabilmente ce ne sono molte altre, adesso io ho fatto soltanto 4 esempi, mi chiedevo se il fatto che ci siano comunità così diverse non sia un fatto su cui riflettere e quindi fare dei distinguo anche nell'ambito delle vostre riflessioni. Allora, in realtà queste dinamiche sono trasversali ai vari tipi di comunità, perché quello che prima abbiamo definito come social object, cioè il motivo per cui sei lì, è quello che le rende comunità, quindi posti di cui io voglio fare parte, e questo a prescindere dal motivo, cioè dalla tipologia di motivo, per cui le community generaliste, quelle dove si partecipa giusto per cazzeggiare, hanno un social object che è passare del tempo, che dal punto di vista di aggregazione funziona esattamente come discutere di politica o discutere di calcio o seguire un artista. Quindi dall'esperienza fatta non cambia molto, cambiano i modi, cambiano i formati, cambiano gli stili, cambia il linguaggio, quindi tu devi adattare tutto il tuo progetto a quello, però le dinamiche di base no, non cambiano granché. Tre domande. Io volevo chiedere qualcosa di simile, cioè volevo capire le comunità legate a siti di informazione e un po' quale può essere l'evoluzione dell'informazione, perché si parlava ad esempio in questi giorni molto di dell'opportunità o meno di avere redazioni integrate o separate ancora in futuro per il multimediale e per quel che rimane di residuo ad esempio della carta stampata, insomma, o piattaforme più tradizionali. Due cose quindi, se ad esempio ci sono, se ci potete portare degli esempi al di là, no, dell'esperienza nei femminili, ma di siti legati all'informazione che hanno applicato queste regole, queste cinque regole, e se sì con quali risultati, se appunto ci sono già degli esempi in atto, quindi, o appunto se è qualcosa che in Italia non è riuscito o non ha voluto, che è diverso fare nessuno, per far veramente crescere e per valorizzare veramente mettendole a pari queste comunità. E l'altra domanda è se appunto, non so se è riferita più a Barbara Sgarzi, ma appunto ditemi voi, se vedete come più proficuo per il futuro del giornalismo in Italia, che ha una situazione diversa da quella anglosassone evidentemente, un'evoluzione per cui si punta sulle redazioni integrate, per cui per capirci tutti devono imparare a fare tutto e quindi anche ad avere questo rapporto con i lettori, rispondendo, retweetando, andando su tutte le piattaforme possibili, o se invece bisogna prendere atto del fatto che ci sono attitudini diverse e appunto magari invece puntare, per capirci, tenere i siti separati dalla redazione tradizionale, la redazione sito separata da quella tradizionale, perché obiettivamente c'è un divario da noi non colmabile. Ecco. In modo che abbiano morti asincrone, no? Due... di tenere i siti separati dalle opinioni. Esatto. Sì, di tenere... Vai sì, pure tu e poi io, ma allora sicuramente le testate native digitali italiane, quindi soprattutto Lettera 43 e Il Post, hanno in atto un progetto di community di questo tipo che segue questa direzione, magari non con il livello di sofisticazione del software che abbiamo visto e che vediamo sui siti anglosassoni come Guardian, New York Times o simili, ma comunque dal punto di vista delle intenzioni e del modo in cui vengono portati avanti sicuramente è un processo verso cui ci si sta avvicinando, e anche le grandi testate, per quello che possiamo, che sappiamo e che possiamo dire, vogliono andare in quella direzione, quindi è più una difficoltà proprio di sviluppo e anche, come diceva Filippo, di una difficoltà per una realtà molto strutturata di accettare il fatto che, come diceva qualcuno in questi giorni, l'articolo pubblicato è l'inizio di un processo e quindi è un qualche cosa che deve essere completato dagli altri. Cioè il primo pattern che vi ho indicato, il secondo, le notizie, le cose non devono mai essere finite, per una realtà strutturata è difficilissimo da accettare. E poi se ci pensiamo non è altro che la lezione dei social media, cioè che un contenuto debba continuare a girare è il modo in cui Facebook guadagna, quindi dire, non è che dobbiamo inventare nulla, soltanto che sono lezioni molto dure molto semplici e quindi molto dure da digerire, ma se hai un pregresso e un know-how strutturato. Ma anche se vuoi andare a casa la sera, cioè nel senso, sì, che anch'io ho iniziato a lavorare
nel mondo del visto si stampi, il visto si stampi è meraviglioso, cioè è finito, magari hai fatto alle notti le ultime due giorni, stampi poi... si è visto. Sì, però chiudi. Però chiudi, quando è chiuso è chiuso. Adesso accettare che quando è finito inizia, io, cioè, lo sappiamo tutti che non è che sono scemi o cattivi che non lo vogliono accettare, che è dura. E quindi sarà dura anche accettare il fatto che chi lavora su carta deve lavorare anche online, ma soprattutto che non esiste più una differenza. Barbara, abbiamo iniziato a lavorare insieme su un progetto di formazione per giornalisti della carta, perché questi sono mondi che sono la realtà, quindi non sono uno strumento da imparare a usare come la carta copiativa, sono mondi che non puoi fare il giornalista se non hai una comprensione sofisticata di quello che succede, e quindi l'integrazione per me è vitale, non so, sì, tu come la pensi? Io aggiungerei che sicuramente, per come la vedo io, l'integrazione è la via, e non ti dico non è il presente, ma dovrebbe essere l'immediato futuro, posto che è molto difficile da ottenere al momento. Non voglio entrare nel ginepraio delle tematiche sindacali, contrattuali, eccetera, però anche per quello in Italia, tu mi parlavi proprio, facevi cenno del fatto che il giornalismo italiano è diverso anche contrattualmente per il momento, per cui è una questione proprio anche, secondo me, di generazioni. Io vedo l'integrazione come unica soluzione, il che non vuol dire, è una semplificazione eccessiva dire un mondo in cui tutti fanno tutto, perché per me la redazione integrata non è un mondo in cui tutti fanno tutto, è un mondo in cui continueranno ad avere chi sarà in redazione. Io al momento non ci sono, non lo so, ci sono come trainer, quindi è diverso, continueranno ad avere le loro specializzazioni, ognuno continuerà a avere la loro specializzazione. Il concetto però di ognuno è social media editor di se stesso, secondo me deve passare, e che non vuol dire, ripeto, presidiare un account aziendale o editoriale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché, come diceva Mafe, sarebbe un incubo oltre al tuo lavoro, però significa che tu diventi o dovresti diventare anche social media editor di te stesso, della tua reputazione online, dei tuoi contenuti, per la tua testata, per te stesso. Quindi la redazione integrata io la vedo come una apertura di competenze, non un tutti fanno tutto. Cioè il tutti fanno tutto è sempre un po' negativo, no? Dà un po' l'idea di una mancata specializzazione, dà un po' l'idea del ricicliamo un po' tutti a fare qualunque cosa, allora quello sarebbe negativo. D'altro canto oggi Emily Bell, nel suo keynote, ha spiazzato tutti dicendo che andiamo verso non un integration ma la disintegration, e quindi a questo punto diciamo noi dobbiamo ancora arrivare in Italia. Molti quotidiani parlano di abbiamo raggiunto la redazione integrata, in realtà nei fatti è vero fino a un certo punto, no? Ne parlavano anche quotidiani UK fino a poco tempo fa, il concetto poi era semplicemente un unico caporedattore che sovrintende alla parte cartacea, alla parte online, assegna i servizi e decide se sarà digital first, quindi se andiamo prima a pubblicarlo sull'online o andiamo a pubblicarlo prima su carta e poi l'online fa qualche cos'altro. Questo poi semplicemente, in Italia ancora non ci siamo arrivati, la Bell ci dice che tanto arriveremo alla disintegration, per cui non lo so. Che non vuol dire comunque separazione. Che non vuol dire separazione, no, perché... vuol dire distruzione del modello, no? Che quindi, esatto, io la vedo, l'integrazione la vedo come l'unica possibile, rimangono delle pietre ancora da spaccare per quanto riguarda attitudine, generazione, modi di crescere, modi in cui siamo cresciuti, modi in cui molte persone hanno inteso e continuano a intendere la professione giornalistica. E come dicevo stamattina, lo ripeto, il cambiamento può nascere dal basso, deve nascere dal basso, ma deve essere ratificato e incoraggiato dall'alto. Per cui se non è un cambiamento che parte dalle gerarchie redazionali, sarà molto difficile che vada avanti. Non so se ti ho risposto, però. Dobbiamo andarci. Siamo fuori. Fuori. Vabbè, intanto siamo qui. Grazie. No, sì, certo, sì, certo. Sì. Fateli entrare per gli autografi, va bene? Comunque siamo qui. Cioè, nel senso che ci picchiano? Ci aspettano fuori.